Ha chiesto di parlare il senatore Salvini, ne ha facoltà. Grazie, grazie Presidente, grazie Ministro. Molte cose sono state dette, le chiedo una cortesia di parlare con serietà agli italiani. Lei, devo dire che nei mesi di emergenza è stato uno dei ministri presenti, puntuali, che rispondeva, altri si sono eclissati, quindi non c'è nessun pregiudizio politico. Però non potete pensare di minacciare gli italiani di stare chiusi o sotto ricatto o sotto terrore per altri mesi in base al nulla. Ieri sono stati fatti 41.867 tamponi, i positivi sono stati solo 114. Nelle terapie intensive, per fortuna, sono rimaste solo 60 persone in tutta Italia. Fra i positivi, peraltro, lo citava anche lei, 28 ce li hanno mandati in regalo con gli sbarchi in Sicilia e altri 11 con gli sbarchi in Calabria. Almeno questi potreste fermarli. Abbiamo problemi con i positivi italiani, almeno i positivi del resto del mondo. Possiamo evitarceli? Se c'è un ministro dell'interno che si faccia sentire, si faccia valere, si faccia vedere. Il fatto che la situazione sia, grazie ai medici, al personale sanitario e agli italiani, sotto controllo non è dei sovranisti, non è di Salvini, di Orban, di Trump, di Putin. Il pericolosissimo dottor Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha osato dire: stiamo dando al mondo l'idea di essere ancora in pieno dramma, che tutti i sacrifici non siano serviti a niente, mentre è vero il contrario. Il Covid è stata un'emergenza ospedaliera che oggi, lo dicono i numeri, è finita. Smettetela di terrorizzare l'Italia e gli italiani. Smettetela di vendere l'Italia al mondo come il lazzaretto. Il virologo Massimo Clementi parla di una proroga come un'incredibile forzatura. Il primario di anestesia del San Raffaele, dottor Zangrillo, parla di una malattia uniformemente scomparsa dal contesto nazionale. Il noto costituzionalista, leghista, salviniano e sovranista, Sabino Cassese, parla della proroga come di inopportuna, perché il diritto eccezionale non può diventare la regola, e le sue conseguenze negative per la società e per l'economia creano tensioni nella società e bloccano l'economia. Rischiate di fare più danni per fame di quanti non ne abbia fatto il virus negli ospedali. Per rispetto dei 35.000 morti non potete tenere un paese sotto ricatto. Il solo annuncio, la sola ipotesi di una proroga al 31 ottobre e al 31 dicembre senza nessun motivo scientifico sta causando un danno di decine di miliardi di euro all'economia italiana. Chi paga? Chi risponde? Conte? Toninelli? Anche perché il dibattito surreale che si sta svolgendo sulle autostrade, su cui ancora oggi non pare che abbiate deciso nulla, e ancora oggi non una giornata di festa dove la gente va in giro per il weekend. Oggi c'erano 13 chilometri di coda sulla A7 e 9 chilometri di coda sulla A9. Vi svegliate sbloccando le autostrade o no? Perché gli unici che stanno facendo un regalo ai Benetton, sono coloro che stanno bloccando la gronda di Genova che i Benetton dovrebbero pagare con 4 miliardi di euro. Voi state bloccando il paese per i vostri pregiudizi. Gli unici che stanno facendo un regalo ad Autostrade per l'Italia sono al governo. Ve lo chiediamo per cortesia, fate qualcosa. In questi mesi quante visite mediche sono saltate? Quante operazioni sono saltate? In questi giorni quanti processi, non per grandi nomi,
ma per semplici cittadini italiani sono stati rinviati di anni. Va bene lo smart working e il lavoro da casa, però spero che i magistrati tornino a lavorare sul posto di lavoro il prima possibile, a produrre sentenze, a produrre lavoro, a produrre giustizia. 6.000 farmacie sono a rischio di chiusura, signor Ministro, 6.000 su 19.000, non solo in centro a Roma, Milano, ma nei paesi. E se in un paese chiude una farmacia è un disastro. Quindi vi preghiamo di ascoltare i farmacisti e di ascoltare noi e di fare qualcosa. Ci sono 10.000 medici laureati senza specializzazione. Allo sforzo che avete fatto, se si aggiungono 4.000 borse in più, andiamo a eliminare il pregresso, ricordandoci però che da qui al 2025 andranno in pensione altri 30.000 medici e non, come qualche fenomeno di giornalista ignorante ha scritto, per colpa di quota 100. E io ricordo agli scettici di quota 100 che se non avessimo dato la possibilità di andare in pensione a 300.000 italiani, il virus avrebbe fatto anche altre vittime. E se qualcuno pensa fra i banchi del PD di tornare alla legge Fornero, faremo le barricate dentro e fuori dal Parlamento, perché alla legge Fornero non si torna, per quello che mi riguarda. Sulle borse di studio e sulle specializzazioni per i medici c'è un progetto di legge della Lega depositato alla Camera 1929, quindi quello che proponiamo non lo proponiamo a microfono per prendere due applausi, ma sono progetti di legge. Il modello Genova per velocizzare le opere pubbliche sono progetti di legge. A proposito di sanità, lei parlava di vaccino e va bene. Io mi domando perché si sia taciuto della cura che ha funzionato e ha guarito centinaia di pazienti, che è la cura del plasma autoimmune sperimentato a Pavia e a Mantova. Forse perché è gratis e dà fastidio a qualcuno una cura gratis, una cura democratica, una cura che magari non arricchisce qualche casa farmaceutica. Quindi onore al dottor De Donno e a chi sta combattendo anche contro interessi economici che magari ci sono anche da queste parti. Sulla scuola. Abbiamo letto da genitori, da presidi, da insegnanti ipotesi strampalate, mascherine, plexiglass, tendoni. Mandiamo i nostri figli a scuola sotto i tendoni. Non è qua presente, ma è presente in spirito e le faccio un appello. Ministro Azzolina, si dimetta per cortesia, non è in grado di gestire la scuola italiana. Non è in grado di gestire la scuola italiana. La CISL denuncia 85.000 cattedre vuote. La proposta della Lega è di stabilizzare alcuni dei 200.000 precari che sono coi nostri figli da anni. Avete nominato il geniale commissario alle mascherine, commissario alla scuola. Ma mi spiegate come uno che non ha portato le mascherine in Italia potrebbe riaprire le scuole dei nostri figli in sicurezza? Non potete fargli fare qualcos'altro? Però, evidentemente, meno sono capaci, più sono promossi dal vostro punto di vista. I problemi sociali, di cui anche lei parlava, sono, ahimè, alle viste, ma non perché li stimola la Lega, anzi noi cerchiamo di alimentare il dialogo e di risolvere questi problemi. Ma se ad oggi 1 milione di italiani non hanno visto ancora la cassa integrazione, signor Ministro, è possibile dare una sveglia ai signori dell'INPS e al presidente dell'INPS che dice che ha riempito gli italiani di soldi? Molti italiani questi soldi non li hanno visti. Il bazooka dei soldi in banca, 400 miliardi, se lo ricorda Ministro, a oggi, aggiornato a dati reali, i famosi 400 miliardi che le banche avrebbero donato gentilmente agli imprenditori italiani sono fermi a 51. Il bazooka è una fucile ad acqua scarico. Se milioni di imprenditori, di artigiani, di partite IVA e di commercianti sono andati in banca tornando a casa con zero, è perché il decreto sulle banche lo avete scritto coi piedi. Potete riscrivere il decreto liquidità aiutando i cittadini e non le banche, altrimenti sarà un problema che ci ritroveremo nelle piazze. Il 40% delle famiglie ha problemi col mutuo e sarà un problema sociale. C'è un abuso di psicofarmaci e sarà un problema sociale. Il 70% dei bimbi e dei minori ha problemi psicologici e sarà un problema sociale. Nonostante questo, incredibilmente, lunedì 20 luglio,
avete confermato che bisogna pagare le tasse e chi non ce la fa a pagare le tasse il 20 luglio, dal 21 luglio ha una multa. Vi preghiamo di tornare sul pianeta Terra. Gli italiani non possono pagare le tasse settimana prossima. Concedete loro qualche settimana di tempo, non regali, ma giustizia. Il lavoro pubblico da casa a me fa piacere per i dipendenti pubblici che da qui al 31 dicembre potranno avere questa possibilità. Non mi fa piacere un governo che discrimina fra lavoratori e lavoratori, fra mamme e mamme, fra papà e papà. I lavoratori autonomi, i lavoratori privati non sono italiani di serie B. Gli artigiani, le partite IVA, i commercianti. Una riflessione che riguarda lei, ma riguarda tutti noi. Sono usciti dati sui bambini che non nascono più. 420.000 nati l'anno scorso. E nel 2021, se la politica non fa qualcosa, non si dà una sveglia, scenderemo sotto quota 400.000. È questo il dato sociale ed economico devastante per il nostro Paese, non il 3% deficit, PIL, spread. Se non nascono bambini, e l'Italia ormai è il secondo paese più vecchio al mondo, è un problema. Io mi auguro che nel decreto rilancio ci sia attenzione e sostegno economico anche per coloro che aiutano le mamme a diventare mamme e i papà a diventare papà. Penso ai 360 centri di aiuti alla vita che ci sono in tutta Italia, pubblici e privati. E spero che questo governo e questo Parlamento, e se qualcuno sghignazza sui bimbi che non nascono, non ha capito un accidente e non dovrebbe stare in questo Parlamento, perché se non nascono dei bambini c'è poco da ridere. Io spero che i parlamentari del PD e dei 5 Stelle, che hanno anche nel periodo di chiusura dedicato tanta attenzione alla per loro nobile, per me indegna battaglia della legalizzazione delle droghe, dedichino altrettanta attenzione alla vita. Questo deve essere un Parlamento che si occupa di vita, non di droga e di morte. Smettetela di spaventare gli italiani, smettetela di tenere chiusi in casa gli italiani. Gli italiani vogliono vivere, lavorare, amare e sperare senza distanziamento sociale. Viva l'Italia, viva la vita e viva la libertà. E ministro, per favore, dia retta al Paese, non a qualche pseudo virologo che ha suoi interessi privati o a qualche ministro che non vuole perdere la poltrona. Grazie e buon lavoro.